qualcosa? Questo era l'ultimo. Devono averci seguiti fin qui. Figli di puttana, state alla larga da Monte Oliri. Boozer, ho trovato il loro campo. Solo dei randagi che puntavano a occupare il nostro rifugio. Come dicevamo, è giunto il momento di progettare il nostro viaggio verso nord. Dobbiamo curare il tuo braccio prima di pensare a salire in sella. Raggiungo la mia moto, Deacon, chiudo. Detti furiosi. Maledetta pioggia. O piovono furiosi, o piove acqua. Possibile che diluvi sempre. Dove diavolo mi trovo? Dovrei essere vicino. Che cos'è? Devo raggiungere la moto. Ormai manca poco. Devo avvicinarmi. Andiamo, bella, dove cazzo sei? Ok, qui è dove l'abbiamo lasciata. Sparito!
dannato Copland! Ehi! Sei del campo di Copland? Che diavolo è la mia moto? Ehi, fermo! Aspetta, Chris! L'ho preso io la tua moto, lo giuro! Giuro che non t'ammazzo! Smettila di scappare, Gesù Cristo! Ehi! Io sono la mia moto! Sono poco lunga! Oh, diavolo, sì che ti ammazzo! Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ma recuperata la moto? No, gli uomini di Copland mi hanno anticipato. Vado al loro accampamento. Dico, chiudo. Figlia di puttana, mi ha rubato la moto! Io non ne so nulla. Devi parlarne con Manny. Ok, sì, sto andando proprio da lui. Ah, ciao. Hai delle taglie, spero. Ok, allora... uno? Soltanto uno? D'accordo. Wow. Un solo orecchio di furioso. D'accordo. Sì, ok. Un solo orecchio. Fantastico. Ah, ok. Ah, a presto. Sì, ok. Ehi, Manny. Ehi, è da un po' che non ti si vede. Fossero troppo impegnato io. Testa bassa. Lavora se vuoi mangiare. Già, vita da accampati. Sì, vita da accampati. Avevo letto un libro, Lo Zen e l'arte della motocicletta. Lo conosci? All'epoca non avevo troppo tempo per i libri. Già, al mio negozio, a Fairwell. L'ho fatto leggere a tutti gli smanettoni. Un bravo meccanico persegue la pace mentale, diceva. Lavora a stomaco vuoto, vedrai che concentrazione. Manny, sto cercando una moto. Sì? Oh, ehi, non vorrai mica quella. Perché no? Beh, l'hanno appena portata. Un coglione l'ha abbandonata in mezzo all'incubo, tutta arrugginita. È messa molto male. Chi la guidava non capiva un cazzo di moto. Ma dai. Sì, ti giuro, è stata spremuta parecchio. Intendo, abbiamo dovuto smontarla. Non aveva neanche la pompa della benzina e ci sarebbe servita. La pompa della benzina, come questa? Oh, ok. Come questa, Manny. Ok. Sai quando ho detto coglione?
In realtà mi riferivo a quei coglioni che l'hanno portata qui senza neanche fissarla come si deve, lasciando che ballasse in giro da tutte le parti, lì dietro. Dick, una parola. Sembra abbiate avuto problemi. I ripugnanti ci sono andati giù duro l'altra notte. È la seconda volta che vengono qui. Secondo alcuni cercano te e Fusola. Nell'incubo ognuno dice la sua. La gente qui sa badare a se stessa. Ma dopo molti giorni senza cibo, puoi immaginare le conseguenze. Il lago non basta più? Peschiamo parecchie trote. Il lago è alimentato dallo scioglimento delle nevi. Ma se non viene ripopolato, il pesce prima o poi finirà. Come tutto il resto. Venivo qui a cacciare cervi con mio padre. Costruivamo un nascondiglio, poi piazzavamo dei sali minerali. Catturarli era uno scherzo. Alcuni inverni la carne era talmente tanta che faticavamo a finirla. Non pensavo fosse legale mettere esche per i cervi all'epoca. Mio padre riconosceva una sola legge. La Costituzione degli Stati Uniti. Se solo vedesse come siamo rivolti. L'America, un paese di uomini liberi. E noi lo siamo. Ho visto Leon l'altro giorno. Sì? Mi doveva dare una cosa. Ma davvero? Qui la gente soffre davvero molto, Dick. Oh, Leon. Tuck mi ha detto che è sparito. Nessuno l'ha visto. Senti qua. Recupera il suo carico e portalo a me. A me. Dick, se lo farai, vedremo come aiutarti. La moto che i tuoi mi hanno rubato e poi fatto a pezzi. Riciclata, Dick, riciclata. D'accordo, lo terrò a mente. Comunque dal cappello. Cosa? No, questo. Non toccarmi mai Sta più. Sta calmo. Leon ne aveva uno uguale. Oh, giuro su Dio che... No. Vuoi fare affari nel mio accampamento? Fa qualche commissione per me. Crop! Merda. Ok. Comunque sono qui, che ti serve? Ora si ragiona. Un gruppo di randaggi saccheggia i carichi di provviste. Sono nella torre radio a ovest del Monte O'Leary. Quella non è zona tua? No, non lo è, ma posso occuparmene. Ne ero certo. Ora nessuno si toglierà più le armi. Buon compleanno, Coop. A quanto pare aveva un figlio.